Eccoci qua. Oggi ho letto questo libro, Rafael Yerushalmi, Evacuazione. È un libretto piccolino, sono 124 pagine, si legge molto rapidamente, anche perché alcune pagine sono con poche righe, insomma, alcune pagine sono così. Allora, cos'è la storia? C'è un ragazzo che va in macchina in Israele da un kibbutz fino a Tel Aviv, dal kibbutz Eim Harod nel nord fino a Tel Aviv con la mamma, sono loro due, lui e la mamma. E il ragazzo racconta a sua mamma, gli racconta che cosa è successo durante l'evacuazione, perché c'è stata un'evacuazione nella città di Tel Aviv. A tutta la popolazione è stato ordinato di evacuare la città per andare in campagna, per andare, insomma, fuori dalla città, perché arrivavano dei missili che potevano essere molto pericolosi. E racconta che lui, questo ragazzo, la sua ragazza e il nonno dovevano andare via dalla città, anzi, loro due giovani erano andati a prendere il nonno per portarlo nel kibbutz e per fargli passare il periodo dell'evacuazione in questo kibbutz, no? Cosa è successo? È successo che il nonno, quando erano già in corriera, è sceso, si è in qualche modo nascosto, i ragazzi anche loro sono scesi per andarlo a cercare e in qualche modo hanno perso la corriera, che è partita senza di loro. Ovviamente il nonno ha fatto apposta, no? Perché non voleva andare via. E allora sono rimasti a Tel Aviv, loro e poche altre persone. Sono andati a dormire, a vivere nella casa di un amico del ragazzo, del quale aveva le chiavi, e sono andati in questo appartamento, mangiavano quello che trovavano, hanno anche svaligiato un negozio di alimentari per trovare da mangiare. E cosa facevano? Niente di particolare, passavano lunghi periodi camminando, girando di giorno e di notte per questa Tel Aviv. Questa Tel Aviv è deserta, ogni tanto capitava che incontrassero qualcuno, però tutti cercavano di nascondersi perché chiaramente erano tutti illegali, era illegale rimanere in questa città. Addirittura hanno iniziato a girare un film perché lui, il ragazzo, era uno studente di cinematografia e col telefonino ha girato delle scene per un possibile film. E loro raccontano quello che facevano. È interessante, a me è piaciuto, insomma. A un certo punto parlavano di Gerusalemme e di Tel Aviv e della differenza fra le due città. E dicono: Gerusalemme è troppo esigente, troppo santa, ti monopolizza l'anima. Non mi ci sono mai sentito veramente a mio agio. Tel Aviv è assai più accomodante, ti rassicura, è il santuario in cui gli israeliani stessi trovano rifugio, ebrei o no, in cui i ristoranti rimangono aperti fino a tardi, in cui rifiuti di definirti in funzione di un conflitto. Gli altri se ne incaricano al posto tuo. Quando pensano a te, quando ti guardano, non vedono altro che questo maledetto conflitto, ti identificano con esso, o almeno con l'idea che se ne fanno, e ti parlano di pace. Non ti parlano d'altro, il conflitto, i negoziati, la pace. E tu, imbecille, invece di firmare degli accordi, te ne resti stravaccato sulla tua sedia a sdraio a sorseggiare una birra, a occhiaggiare le ragazze in string o in chador. Perdi il tuo tempo a vivere. È ciò che abbiamo fatto quel giorno, tutti e tre, perdere il nostro tempo. Ecco, questa frase mi è piaciuta, perdi il tuo tempo a vivere. Loro hanno perso il loro tempo in questa città, girando, pensando, programmando un film e pensando, mangiando. Una sera mangiavano sul tetto della casa dove erano, eccetera. Hanno anche visto arrivare dei missili, hanno visto anche dei palazzi distrutti. Per certi aspetti questo può sembrare un libro ottimista, un libro di liberazione. Nella quarta di copertina
Parla, l'incertezza è fonte di gioia, ti sblocca per liberarti da ogni tranquillità, alleggerirti delle cose certe. Sembra quasi che sia un modo di liberarsi. Però non lo è, il libro non è un libro ottimista, secondo me, no? Secondo la mia interpretazione, non è un libro ottimista, anche perché non fa vedere un'uscita da questa situazione. E alla fine poi finisce tutto, tutta la questione finisce in un modo particolare, e quindi è un libro che fa pensare, proprio a volte si oscilla tra momenti di ottimismo e momenti di pessimismo che, ripeto, a mio parere prevalgono. Comunque ve lo consiglio, è un libro che si legge in 2-3 orette, Raphael Jerusalmi, Evacuazione della la nave di Teseo. Bel libro, bel libro. Buona lettura.